Ehi, miei cari detective, ho una serie di nuovi indovinelli da far girare la testa. Siete pronti? Allora allacciate le cinture. 1. Un turista straniero si è presentato in una stazione di polizia. Ha detto: un tizio con un tatuaggio e una lunga barba mi ha costretto a dargli il mio portafoglio. L'agente di polizia gli ha detto: non preoccuparti, il criminale è uno di questi 5. Sono già stati arrestati. Devi solo identificare quello che ti ha aggredito. Guardate questi uomini. Potete aiutare il turista a capire chi è stato l'aggressore? Non questo ragazzo che ha un tatuaggio sul braccio sinistro. Questo no, può usare solo una mano. Questo ragazzo ha la barba corta. Questo ragazzo indossa un gesso. Rimane quest'uomo. 2. State camminando nel parco, quando sentite dei passi alle vostre spalle e tutto diventa nero. Quando riprendete i sensi, vi trovate in uno scantinato buio illuminato da 15 candele accese. Ti libererò se risolverai correttamente il mio indovinello. Ma se non lo farai, non lascerai mai questo posto. Oh no, c'è qualcuno nell'ombra! Vedi 15 candele, ne spegnerò 6. Quante candele rimarranno? Quale sarà la vostra risposta? Se dite alla persona misteriosa che rimarranno 6 candele, vi lascerà andare. Dopotutto le altre candele si spegneranno completamente, tranne le 6 che sono state spente. 3. Qualcuno ha rubato dei gioielli costosi dalla camera d'albergo della signora Doris. È successo intorno alle 6 del mattino. Quando è arrivata la polizia, il proprietario dell'albergo ha detto che la mattina presto c'era stata una forte nevicata. Aveva distrutto tutte le prove. All'improvviso, uno degli agenti di polizia individuò un famigerato criminale. Era stato accusato di aver commesso diverse rapine, ma era sempre riuscito a farla franca. L'uomo negò di trovarsi in albergo a quell'ora. «Sono arrivato solo mezz'ora fa», affermò. Gli agenti di polizia capirono subito che stava mentendo. «Come?» Sull'auto del criminale c'è uno spesso strato di neve. Se avesse guidato fino all'hotel, non ci sarebbe stata neve sul cofano. Si sarebbe sciolta o sarebbe stata spazzata via dal vento. E poiché ora c'è il sole, non può essere neve fresca. Clara era nella sua stanza d'albergo quando sentì bussare alla porta. Guardò dallo spioncino e vide un uomo sconosciuto. Si presentò. «Salve, sono il direttore dell'hotel. Mi dispiace disturbarla, ma il nostro database si è bloccato. Potrebbe farmi entrare per confermare alcune informazioni?» Clara si precipitò immediatamente al telefono e chiamò la sicurezza. Perché? Il distintivo sulla camicia dell'uomo dice Chloe Smith, un nome femminile. Significa che l'uomo è un falso manager. 5. Damian aveva problemi di soldi. Per questo motivo dovette vendere l'unica cosa di valore che aveva, un costoso dipinto di un artista del XVII secolo. L'uomo che l'aveva comprato mostrò la tela a un suo amico, un detective della polizia. Dopo averla osservata attentamente, il detective disse che il quadro era falso. Come l'ha capito? Nell'immagine ci sono linee elettriche, ma non esistevano nel XVII secolo. 6. Ora guardate questi insegnanti. Riuscite a capire chi di loro è milionario? A, B o C? Ti ho ingannato? In realtà non è un indovinello, ma un mini test psicologico. Se avete deciso che l'insegnante A è un milionario, siete incredibilmente energici, spontanei e sempre pronti a esplorare nuovi luoghi. Se avete scelto l'insegnante B, le grandi feste rumorose non fanno per voi. Possono lasciarvi emotivamente svuotati. E se avete pensato che il milionario fosse l'insegnante C, siete un animale sociale e l'anima di ogni festa. Allora, quanto è vero? Ditemelo nei commenti qui sotto. 7. Il detective Thomas è andato in campeggio con i suoi amici. A un certo punto è andato a prendere della legna da ardere.
quando è tornato, ha visto una delle sue amiche, Alice, che giaceva a terra priva di sensi. Nel campeggio c'erano altre tre persone: Julie, l'amica di Alice, Mary, la sorella di Alice, e Adam, il fidanzato di Alice. Thomas chiese a tutti loro di mostrargli le loro cose. Guardate le loro cose e cercate di capire chi ha a che fare con lo stato in cui si trova Alice. È Julie. Se guardate bene, noterete una foto di Adam tra le sue cose. Deve avere una cotta per lui. Probabilmente ha fatto del male ad Alice per gelosia. 8. Ivy ha partecipato a una spedizione in Antartide con un gruppo di scienziati. 3 giorni dopo la spedizione, si svegliò e scoprì che tutti i suoi colleghi erano scomparsi. L'unica cosa che trovò fu una busta. All'interno c'era una lettera. A quanto pare uno scienziato pazzo aveva rapito i suoi amici e ora Ivy poteva salvarli solo risolvendo i suoi indovinelli. Ecco il primo. Quanti mesi hanno 28 giorni? Il numero che otterrai è il numero di metri che dovrai percorrere in avanti prima di iniziare a scavare. Ivy conosceva la risposta corretta. Tutti i 12 mesi hanno 28 giorni. 9. Camminò per 12 metri e iniziò a scavare. Lì l'attendeva il prossimo indizio. Era una borsa con un libro, un barattolo di vernice, un cacciavite e un biglietto che diceva che lo scienziato aveva rinchiuso gli amici di Ivy nel suo laboratorio in una grotta. Ivy non ci mise molto a trovare la grotta, ma c'erano 4 ingressi che conducevano all'interno. Il passaggio 1 era sorvegliato da ragni velenosi. Nel passaggio 2, una scimmia enorme e piuttosto aggressiva bloccava l'ingresso. Nel passaggio 3, Ivy vide un mammut. E all'ingresso del passaggio 4 c'era un pozzo senza fondo. Quale tunnel doveva scegliere Ivy? Il terzo. I mammut sono estinti da migliaia di anni, quindi l'animale che la ragazza ha visto è probabilmente un ologramma. 10. Ivy entrò nel laboratorio e vide un cane all'interno, ma non era un cane normale, era un cane robot. Abbaiando, corse dietro a Ivy. La ragazza si ricordò di avere un libro, un barattolo di vernice e un cacciavite nella borsa che aveva trovato. Cosa può usare per sbarazzarsi del robot? Ivy deve aprire il barattolo di vernice e lanciarlo contro il robot. Dato che la vernice è liquida, è probabile che il cane robot vada in cortocircuito. 11. Ivy tirò un sospiro di sollievo e cominciò a guardarsi intorno. Improvvisamente vide una chiave sul pavimento. La ragazza la raccolse e andò nella stanza successiva. Appena entrata, la porta si chiuse alle sue spalle e una voce bizzarra iniziò a parlare. Tra 50 minuti il gas tossico riempirà la stanza. La tua unica possibilità di sopravvivere è prendere l'antidoto prima che il gas venga rilasciato. In quel momento Ivy notò una piccola scatola. La aprì e vide 4 pillole e un'istruzione. Prendi 4 pillole, una ogni 15 minuti. Ivy avrà avuto il tempo di prendere tutte le pillole prima che il gas riempisse la stanza? Sì, assolutamente. I primi 15 minuti iniziano dopo l'assunzione della prima pillola, quindi l'assunzione di 4 pillole richiederà 45 minuti. 12. Ivy uscì dalla stanza e finalmente trovò i suoi amici, tutti legati. Li liberò immediatamente, ma dovevano uscire da lì il prima possibile. Videro 3 porte che conducevano all'esterno. Dietro la prima porta c'erano orsi polari affamati. Dietro la seconda porta, l'aria era così fredda che era impossibile sopravvivere lì. E dietro la terza porta c'era un lago profondo fino alla vita con i piranha. Quale strada avrebbero dovuto scegliere gli amici? La terza. Il laboratorio era in una grotta di ghiaccio, ricordate? L'acqua del lago sarà stata ghiacciata. Potevano semplicemente camminare sul ghiaccio e uscire dalla grotta. Libertà!